16 gennaio è una data importante. Nino Di Matteo, ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio, ha in onda sulla 7, ha parlato della cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro. Subito, però, ha chiarito. È stato assicurato alla giustizia uno dei capi di Cosa Nostra, ma dobbiamo anche considerare, e questo non appartiene alle fantasie complottistiche, alcuni dati di fatto. Il primo, a suo avviso, è che in un paese come il nostro è scandaloso che un latitante rimanga tale per 30 anni. Poi ha fatto riferimento al fatto che ci sarebbero alcune anomalie nell'ultimo periodo della latitanza di Messina Denaro che devono essere capite bene. Parlando di tali anomalie, il magistrato ha detto, ne cito alcune. Messina Denaro stava a casa sua, si muoveva con un documento di un suo compaesano realmente esistente che stava lì. Frequentava locali pubblici, concessionarie, ospedali, cliniche private, utilizzava telefonini, scambiava il suo numero con altri, faceva foto. Questi sono tutti comportamenti che vanno spiegati. Di Matteo, poi, ha aggiunto. L'alternativa che si pone dal punto di vista del ragionamento è questa. O si sentiva talmente sicuro che nessuno lo avrebbe mai arrestato, oppure nell'ultimo periodo ha accettato l'ipotesi di farsi arrestare. Ma si è consegnato? Ha chiesto a un certo punto Parenzo. Dobbiamo auspicare indagini approfondite, ha risposto il magistrato. L'arresto era stato previsto anche nella tempistica da Baiardo. Quei fatti non possono essere liquidati. Va capito perché quel soggetto ha detto quelle cose e che segnali intendeva mandare.